Dal centro sportivo Vismara di Milano ben ritrovati vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. Benvenuti, nuovo appuntamento con il campionato primavera e dunque calcio giovanile ancora protagonista. Oggi è il turno di Milan-Spal, ottava giornata di questo campionato. È tutto pronto ora per il primo fischio, il fischio iniziale di questo match che arriva in questo momento. Allora via, via al match con il primo possesso palla per la Spal. Alto il pressing, ottimo ancora di Tonin. Con Holzer, ancora Robak, Holzer prova con il mancino, la grande parata, subito una grande parata di Galeotti. Brambilla che allarga bene su Stanga, uno contro uno, il tunnel di Stanga, ottima giocata, il mancino che esce di poco, grandissima azione personale del nostro numero 2, Stanga. Ancora di Gesù, bravo, ruba palla, Robak ora... Salta due avversari, si accentra, Brambilla dentro per Tonin, la finta, poi il destro di Tonin, la parata di Galeotti, ancora una volta tiene in vita la Spal. Rivediamo qui il tiro di Tonin, ottimo il movimento e forse addirittura il palo. E si parte in questo momento, via la ripresa di Milan Spal. Robak che però se ne va da solo, Robak arriva fino all'area di rigore, peccato, apre troppo il destro, grandissima palla gola anche in apertura di ripresa per il Milan, minuto 48. Parte in questo momento Jack con il mancino, ottima la traiettoria al palo, grandissima punizione di Jack. Allora Zanchetta, il regista di centrocampo, davanti per l'ottima uscita di Jungdal che però restituisce il pallone a Cuellar che prova il pallonetto e Jungdal deve smanacciare e mettere in calcio d'angolo. Prima vera occasione della partita per i nostri avversari. Quitar rischia su Pitt che controlla in aria, attenzione a Cuellar, fortunatamente per noi completamente sballato il suo destro, addirittura in fallo laterale. Zanchetta, il regista biancazzurro, dietro per i centrali difensivi, pressati bene da Robak. Ora Holzer ruba il pallone al Milan, palla che rimane lì, ancora Robak. La palla bella per il tentativo, il gol! Eccolo qui, l'abbiamo chiamato ed è arrivato il gol di Tonin. Finalmente si sblocca e si sblocca anche il match. 1-0 Milan, grande festa per i ragazzi. Grandissimo tocco sotto di Tonin in uno contro uno. Grandissimo lavoro, ancora una volta in pressing offensivo di Robak e di Holzer. E l'abbiamo chiamato ed è arrivato, primo gol stagionale del nostro numero 9. Che si sblocca e sblocca la partita. 1-0 Milan contro la Spal. Cerca di liberarsi Capitan Brambilla. La palla spizzata proprio da lui, o meglio respinta dalla Spal. Nuovamente Holzer, il colpo di testa sul secondo palo. Sfiora ancora una volta il gol. Non ci arriva Robak sull'offensiva di Fili. La palla sul secondo palo, incornata alta, fortunatamente per noi, Jungdal non c'era arrivato in uscita. Stavolta la Spal riesce per un attimo a riconquistare palla, ma siamo nuovamente lì e non è fuori gioco, questo perché c'era Tunjov sulla linea, il gol di Jack che la chiude, un gol all'improvviso. All'improvviso il disimpegno sbagliato della Spal, il Milan si è incuneato in area di rigore e chiude qui il match. 2-0 Milan, l'ha griffata lui, l'ha griffata Jack Holzer. E l'abbiamo elogiato fino adesso, qui ha fatto un grande gol. Niente da fare, posizione troppo ravvicinata per Galeotti per parare questo mancino di Jack. Arriva ora il triplice fischio, prima vittoria per quanto riguarda le partite in casa di questa stagione del Milan che aveva vinto in campionato a Cagliari e aveva vinto a Roma con la Lazio. Gli abbracci di fine partita dei ragazzi, vecchi cuori rossoneri da parte di Luca Brivio è tutto e l'appuntamento è per i prossimi match della nostra primavera su Milan TV.